bella parte di vita, anche perché ho iniziato da piccolino a fare questo lavoro grazie a mio padre che mi ha insegnato tantissime cose. Mi sono innamorato subito di questo mestiere, quindi per me diciamo che vale più del 50% della mia vita. E il dolce che cosa rappresenta? Penso che rappresenta un po' tutto nella vita. Dolce, passione, amore. Chi è che dopo un pasto non vuole concludere con un dolce? Quindi nella vita il dolce rappresenta un pochettino tutto. Segui ancora i consigli di tuo papà? Assolutamente. O ti senti autonomo? No, sicuramente sono più autonomo, gestisco da solo, però sempre una persona di esperienza come mio padre che mi dà consigli, qualsiasi cosa, qualsiasi contrattempo, vado vicino, va, mi dici così, va, mi dai un consiglio, quindi sicuramente ne sarà ancora per molto. Ad un turista italiano o straniero che viene nel tuo locale, nella tua pasticceria, e magari cosa gli consigli come prima cosa? Hai un dolce in particolare? Diciamo che i cavalli di battaglia della pasticceria napoletana, uno va a consigliare sempre il babà o la sfogliatella, che sono diciamo quelli che ci conoscono un po' in tutto il mondo. Quindi consiglierei sicuramente il babà, anche perché è uno dei miei dolci preferiti. A volte riesci anche a fare dei dolci innovativi? Sicuramente, anzi su quella linea là proprio lavoro di più. In particolare? Lavoro proprio sulla produzione della linea moderna, su torte innovative, monoporzioni, piccole fettine, vari gusti, cioccolateria, la perla, che è un dolce che il nostro ci distingue da altri, perché proprio uno l'abbiamo creato noi, è un vignè cotto al forno e asciugato nell'olio con una crema particolare chantilly, quindi è proprio una cosa, una chicca da assaggiare. Per finire, un tuo messaggio per i giovani di oggi. Questo e quelli della tua età. Un bel tasto, perché quelli della mia età, se hanno gran voglia di lavorare e gli piace questo lavoro, allora lo fanno con amore. Però è difficile adesso ad avvicinarsi a questo lavoro, perché ti porta via tante ore al giorno, è molto sacrificato, però se lo fai davvero con amore e con passione ti innamori subito.